Bigello e bentornati sul canale del Giamma Plays. Quest'oggi nuova partita di NBA 2K16 contro Orlando Magic. Allora, è da un po' che non vinciamo, è da un po' che il Chicken non brilla, bisogna dare una svolta alla stagione. Detto ciò, entriamo in partita. Dunque, non ho notato se siamo in casa o fuori casa, ma credo fuori casa. Esatto. Allora, i titolari ovviamente non vedono il Chicken, figurarsi. Qua mai nessuno che si infortuna. Va bene, ricordiamo che con la regia di Bobby Bonnici e Spike Lee, con protagonista Giamma Chicken nei panni di Freak, con l'arbitro che sta per sballonzolare e col Gatorade come sponsor, si inizia questa partita tra New York Knicks e Orlando Magic. Skippiamo e vediamo quando è il piano. Allora, dobbiamo fermare Victor Oladipo, Oladipo, classe 80. Sempre gente forte, va bene. Entriamo sul 13-4 per noi, stiamo stranamente stravincendo, ma la partita è ancora lunga e il Chicken deve illuminare. Ci ha battuto un uomo intanto, però sbaglia, attenzione, riusciamo a recuperare subito il Chicken, sia presso la destra, lo vede sulla sinistra e va a fare il primo assist della partita. Bravo Chicken col numero 5. 5 di Chicken. Vengo e però faccio fallo in allungo. Iniziamo subito male con i falli, molto male. 14-3 se non ho visto male. No, scusate, 15-4. Chicken stoppato. Attenzione, la fa girare Vujic, va al tiro, bravo, recuperiamo bene, guarda il Chicken, eccolo qua il Chicken, calma, dobbiamo fare tutto con molta calma, però lo vedo sulla destra in posizione buona. O'Quinn ancora dietro per Williams, right, guarda il Chicken e fanno tutto da soli, ma sbagliano questa volta e allora riparte Orlando Magic. Sì, però sbaglia anche Orlando Magic e possiamo ripartire. Mi apro sulla destra, lo vedo sulla sinistra, Mayo sembra infortunato. O'Quinn, Williams, il Chicken. E allora tutto sulla destra per Wright che prende palla, anche se era difficile, va a fare canestro e quindi secondo assist del Chicken. 1 minuto e 20 ancora da giocare nel primo quarto. Tengo l'uomo, facciamo fallo al tiro e riescono anche a fare canestro, quindi 17-6 e un tiro libero per Magic. E mi sa che è uscito, no, non è uscito Mayo, nonostante l'infortunio. Harris va al tiro, dentro pulitissimo. E si riparte il Chicken. Un giro sulla sinistra. Ora Mayo. Mi inserisco nel traffico, O'Quinn mi vede fuori. Lo vedo sulla destra, Wright. Ah, sbaglia il passaggio, Wright. Molto male, Wright. La recuperiamo però, attenzione, il Chicken recupera. E la riperse però. Che errore. E vanno a farci il 3. Errore del Chicken, ho voluto affrettare troppo la giocata, malissimo. 17-10, 36 secondi da giocare, la giro sulla sinistra per Wright. Mi faccio vedere sulla sinistra, Williams prova a fingere il tiro, Mayo. Guarda il Chicken che ti aiuta. Siamo tutti chiusi, 20 secondi, il Chicken, 4 secondi al tiro, lo fa! Bravo Chicken, 19-10, 16 secondi da giocare. Se riusciamo a tenerli lontani dal canestro, come ho detto, perché mi ha già superato, ma io gli sono subito dietro. 7 secondi, deve affrettare il tiro, vediamo se lo fa, lo prova e lo sbaglia e finisce qua il primo quarto con una buona prestazione del Chicken. Dobbiamo continuare così, abbiamo anche 9 punti di vantaggio. Allora, vediamo come inizia il secondo quarto, con le fighe in campo come al solito, però
A parte ciò, il chicken finisce come al solito in panca. Allora, entriamo a marcare CJ Watson, classe 72, molto bene. Allora, punti deboli, non è un gran palleggiatore. Perfetto. Ed entriamo sul 29-14 a 2 minuti e 51 secondi dalla fine del terzo, del secondo quarto. Oladipo is out there with Watson, and there's Gordon, and it's Harris in at the four slot. That's who's out there for Orlando. Chicken tiene l'uomo, bravo Chicken. Va al tiro da tre, sbaglia. E possiamo ripartire, c'è Chicken tutto sulla destra. Lo ignorano però. Il Chicken dietro. C'è movimento, allora lo vedo sulla destra per O'Quinn che gira su Carmelone Anthony. Il Chicken lo vede sulla sinistra, lo serve Williams, va al tiro da tre. Oh, sbagliato, peccato. Ah, madonna, c'ero quasi a prenderlo, anche questo, Maron. Va al tiro e lo fa. 29-16. Inizia il pressing di Orlando. Lo vedo tutto sulla destra e lo servo. Vai Carmelone, eccomi. Bravo, bello schema, va il Chicken al tiro, dentro, bellissimo, bravo Chicken, si esalta bullandosi e riusciamo a recuperare un'altra palla, dentro per il Chicken, lo vedo subito sulla destra per Anthony, che va a schiacciare, bravissimo Chicken, assist, 33-16, molto bene, questo è un gran Chicken signori, finalmente si vede la sta... La stazza del Chicken. Non ho capito cosa sta tentando di fare e perché il mio Mino si è messo tutto a destra, ma vabbè, lo tengo. L'importante è tenerlo. Va al tiro e lo fa. 3 per Orlando, 33-19. Va bene. Lo vedo tutto sulla destra. Attenzione, Anthony. Sei chiuso, guarda il Chicken, no, va al tiro e lo sbaglia. E fanno anche questo, 33-21, gli stiamo concedendo troppi tiri adesso. Lo vedo sulla destra, Carmelone, guardami dentro. Cosa è successo? Infrazione 3 secondi. Peccato. Riparte Orlando. Oladipo. Che casino. E Chicken recupera però, bravo Chicken, mi apro sulla destra, apro sulla sinistra e andiamo a fare un altro splendido assist. 35-21, 10 secondi da giocare, avanti così Knicks, avanti così che gli stiamo facendo fare una brutta figura in casa. Va al tiro e lo sbaglia e ancora il Chicken a recuperare, ma il secondo quarto finisce qua, dice la sirena. Detto ciò, un buon inizio gara, ci vediamo nel terzo quarto, cioè dopo l'intervallo. E rieccoci all'inizio del terzo quarto, 21, Orlando 35, New York. Vediamo se il Jamma inizia il terzo quarto. Ovviamente no, skippiamo. Allora, Elfrid Payton, classe 76, da stoppare. Entriamo sul 39-30, a 3 minuti e 53 secondi dalla fine del terzo quarto. Porzingis. Calderon. Porzingis, l'ha visto, l'ha servito e facciamo il 41-30 e un tiro libero per noi. Andrà il signor Porzingis. Parte pulitissimo dentro, bravo così. 42-30 più 12 Knicks. Non devo farmi saltare però così velocemente. Uff, va al tiro da 2, lo fa. 42-32. Il Chicken riparte. Calderon, Anthony, Carmelone.
Il chicken rimane incastrato. Lo vedono sulla destra. Nessuno che entra. Lopez. Va al tiro. Lo sbagliamo. E due tiri liberi però per noi, visto il fallo Vucevic. Andrà Lopez al tiro, il primo. Pulitissimo dentro. Secondo. Pulitissimo dentro anche questo. E riparte Orlando dal fondo. And let's now go to the sideline. We'll catch up here with Doris Burke. Doris? Well, Kev, Freak in the last matchup against the Wizards wasn't... Vucevic va al tiro, sbagliato completamente. Palla fuori. Dopo la stoppata di New York Knicks, non ho visto chi, perché stavo seguendo il mio omino. Eccolo là, che come al solito prova a sfuggire, ma io ci sono sempre. Va al tiro da due e lo sbaglia. Allora si può ripartire il chicken. Guardalo sulla destra, servito il chicken, può sfondare il chicken, va al tiro, anzi va ad appoggiarla, ma sbaglia. Peccato, peccato per il chicken, poteva essere un altro due. Casino in area e loro lo fanno, maledizione. Quando sbagliamo noi, loro lo fanno sempre, sono bravi a purgarci. Apro subito sulla destra per Carmelo, vi faccio vedere dietro, riservito il chicken, non c'è movimento. Ho sbagliato tasto, scusate. Lo vedo sulla destra, Williams, ancora il chicken, lo vedo dentro. Anthony va al tiro da due, dentro, no, fuori, maledizione. E poi Orlando la spara fuori, quindi ancora palla Knicks. Chicken, c'è troppa gente da ste parti, meglio togliersi. Il chicken li vedo dentro, li servo, Quinn va al tiro, ho sbagliato anche questo, mamma mia che tragedia. Fournier prova al tiro, finta, niente. Harris va al tiro e lo fa da 3, no 2 per fortuna, 44-36. Stiamo perdendo il vantaggio però ragazzi, abbiamo sbagliato veramente tanto. Lo apro e lo vedo sulla destra, Calderon. Vado dentro. Opicic, guardalo. Calderon, 4 secondi, dobbiamo tirare. Lo facciamo. Ed è dentro, 46-36, più 10 in New York, 1 minuto e 20, avanti così, non sostituitemi perché entro in, vado in panca a spaccare qualcuno o qualcosa. Va al tiro, lo sbaglia, il chicken prova il recupero, ma è troppo alto il mio diretto avversario, che va a fare 2 punti più tiro libero per fallo. Vucevic dentro pulito, 46-39. Il chicken, come fai a servirlo che c'è Vucevic davanti? Poi dicono che è colpa del chicken se non la prende. Mi apro tutto sulla destra, servito, lo giro su right. Il chicken la perdo. Sì, dentro per il chicken. Guardalo, guardalo. Giro sulla sinistra per Wright, che entra e si fa stoppare. Ma vaffanculo Wright, va. Quando me le tiri fuori, per fortuna che Aflalo risolve la situazione, la recupera, gioca per Wright, vedi sbagliare anche questa, sì, adesso sfondi il canestro, brutto stronzo. Chicken riprende in difesa, attenzione, il chicken. Va al tiro, lo sbaglia, lo recuperiamo, bravo Wright. Guardami sulla destra, guardami tutto sulla destra, invece no, fai tutto da solo. E va a sbagliare il tiro, ma recuperiamo 2 tiri liberi per fallo. E 5 secondi alla fine del terzo quarto. Aflalo. Parte il primo, dentro, pulitissimo, bravo Aflalo. Afli per gli amici. Parte il secondo, pulitissimo anche questo, 50-39, 5 secondi da giocare.
Devo andare a farlo tirare, ma fregato, va al tiro e lo sbaglia. Detto ciò, vediamo se entriamo nel quarto quarto o se siamo in panchina come al solito. Siamo in panchina come al solito, bastava dirlo prima. Entriamo a 1 minuto e 23, New York avanti di 17 su Orlando Magic. Devo almeno raggiungere la meno. Ah, pessima stoppata, ho tentato di intercettarlo. O'Quinn, il chicken. Parte sulla destra il chicken, lo vede sulla sinistra e lo serve. Williams, ancora il chicken, se hai bisogno. Bello il no look dietro. Chicken prova a tirare da 3 e figurarsi se lo fa. Ancora il chicken, nessuno dentro, lo vedo dentro. Williams va al tiro, dentro, assist del chicken. Bravo, B più ancora. Dobbiamo arrivare ad a meno come minimo. E Zonia dietro per Payton, mi fa fuori. Va al tiro. Bravissimi così. Il chicken riparte. Mi apro sulla destra, lo vedo sulla sinistra e lo seguo. Mi piace molto questo schema perché vedo che gli avversari mi seguono in massa. Hanno paura del chicken. Chicken Frightened, bello, lo vedo e mi faccio stoppare. Una maledizione, affanculo. 4 secondi per Orlando, anzi 4 secondi per la fine della partita e finisce qua. Voto B, peccato, peccato perché mi sono fatto stoppare all'ultimo. Comunque l'importante è sempre la prestazione di squadra e bellissima vittoria di New York Knicks 70-51. Vediamo il voto finale, discreto, voto compagno B+, soddisfazione allenatore C. Bene signori, anche per questo episodio è tutto. Come sempre iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Tanti pollicioni in su, tanti suggerimenti e tanti consigli. Dal Giamma come sempre è tutto, tanti abbraccioni, strizzatine e palpatine e al prossimo video.